Non so se l'avete notato, ma ormai ho prodotto più di 100 video sul mio canale YouTube. Oggi vorrei un attimo riassumere quelle poche cose che ho imparato, insomma, dalla produzione di questo materiale, che sembra tanto, ma vi posso assicurare che in verità è pochissimo. Ci sono canali con 1000 video caricati all'anno, quindi assolutamente sono pochissimi. Io da circa 2 anni che produco contenuti in maniera più o meno costante, insomma, che quindi comunque è un piccolo traguardo anche per me. Quindi vi volevo rendere partecipi su quelle cose che ho imparato e che magari possono essere utili anche per te se vuoi iniziare a produrre dei contenuti o se già li stai producendo. Mi sono anche appuntato tutto per non dimenticarmi niente. Il primo concetto che mi viene in mente è che produrre contenuti non è assolutamente scontato, cioè trovare l'idea, trovare il contenuto e trovare una cosa che sia anche interessante da comunicare, da raccontare, non è assolutamente banale. All'inizio, prima di produrre video, sinceramente pensavo che fosse tutto abbastanza facile, ti metti davanti alla camera, inizi a raccontare un po' quello che ti viene in mente. Questa cosa qua magari è vera per il primo, il secondo video, ma quando ne devi iniziare a produrre tanti o ne vuoi produrre tanti, non è assolutamente banale. Molto spesso i video sono frutto di ragionamento, frutto di pensiero, frutto di brainstorming anche con altre persone. Quindi se avete dei canali che hanno 1000 video, 2000 video, quello lì è veramente un ottimissimo risultato ed è sicuramente frutto di tanto impegno e tanta costanza. Quindi trovare delle idee interessanti non è assolutamente banali, è chiaro che bisogna lavorarci sopra e per avere soprattutto dei contenuti interessanti bisogna studiare tanto, bisogna avere comunque capacità di parlare, voglia di raccontare, insomma non è assolutamente banale. Ecco, quindi la prima cosa è trovare i contenuti giusti, bisogna impegnarsi veramente veramente tanto. Guardo sempre il mio libretto così non mi perdo assolutamente nessun punto perché secondo me ci sono delle riflessioni che insomma le ritengo interessanti. La seconda cosa è che YouTube mi ha dato più soddisfazione di Facebook. All'inizio pubblicavo contemporaneamente su tutti i due portali e nonostante i numeri di Facebook siano più alti a livello di mi piace, diciamo di seguito della pagina, su YouTube ho avuto dei risultati molto più importanti dal punto di vista della consultazione e delle visualizzazioni dei video. Cioè su Facebook ottenevo i video visti 3, 10, 15 secondi, quindi molto molto poco. Su YouTube effettivamente riesco a prendere delle persone che sono interessate ai contenuti che dico, quindi magari hai meno possibilità diciamo di emergere, perché comunque YouTube si sa è molto saturo dal punto di vista dell'utenza, però insomma tipo secondo me dà più soddisfazione e appunto è da un pochino che carico sui video su YouTube ed effettivamente sto ottenendo dei risultati migliori. Oltretutto mentre su Facebook se non paghi, se non sponsorizzi i tuoi video diciamo poco dopo la pubblicazione comunque vanno nel dimenticatoio, è difficile che un video venga ripubblicato o ricondiviso tante volte, a meno che appunto non sei una star o che non fa dei contenuti magari molto divertenti. Io mi occupo di, parlo principalmente della mia passione di fotografia e video, quindi magari non interessa a tutti, ecco, non è un argomento facilmente condivisibile. Su YouTube invece anche dei video pubblicati magari a distanza di 6-7 mesi ad un certo punto iniziano a girare bene e iniziano ad avere appunto molte visualizzazioni o inizia a diventare più interessante per il proprio pubblico, quindi anche dal punto di vista della maturità, ecco, dei video pubblicati, secondo me YouTube dà delle soddisfazioni migliori. Terzo principio, terza cosa che ho imparato è sicuramente che raccontare o pubblicare dei contenuti sulla tua passione, sul tuo lavoro, su quello che ti piacerebbe fare, su quello che studi ogni giorno, sicuramente ti dà tantissima autorevolezza. Autorevolezza è intesa come le persone riconoscono che quello che stai dicendo ti piace, ti interessa e dici delle cose che hanno un senso, o si spera insomma che quello che dici ha senso. Raccontare la propria esperienza, condividere i propri obiettivi e condividere le proprie esperienze sicuramente aiuta a dare autorevolezza al tuo marchio e al tuo personal branding, quindi questa sicuramente è una cosa molto molto importante. Quarto principio, la costanza. Essere costanti, vi posso assicurare che è una faticaccia. Io per lavoro faccio video o produco materiale video e produco fotografie per i miei clienti, però produrli per se stessi è una faticaccia veramente pazzesca, perché comunque alla fine ti ritrovi a farlo nei buchi di tempo la domenica mattina o farne tanti e rischiare di tralasciare magari dei lavori, quindi essere costanti è veramente difficile. So che è una delle chiavi per aumentare appunto la community che ti segue, però vi posso assicurare che è difficilissimo. Io cerco di produrre almeno 4-5 contenuti al mese, ma è proprio difficile, cioè, so che tanti mesi ho cannato questo obiettivo, però vabbè, insomma, vi posso assicurare che essere costanti non è da tutti e io faccio abbastanza fatica. Adesso in verità nei prossimi mesi vorrei provare a dedicare almeno mezza giornata a settimana a questo tipo di attività e vediamo insomma se riesco un pochino ad incastrarla di meglio, però come dire è tutta una grande incognita. Su questo ragionamento mi viene in mente da consigliarvi questa cosa qua: avere un set premontato in casa, nel proprio studio, nel proprio ambiente di
lavoro, aiuta tantissimissimo la voglia di produrre contenuti. Cioè, se io mi ci metto a sistema il microfono, sistema le luci, metti questo, metti l'altro, molto probabilmente non trovo il tempo e mi passa anche la voglia di produrre contenuti. Avere già un set premontato ti incentiva a produrre contenuti e risparmiare tantissimo tempo. Quindi, se vuoi andare in questa direzione, comunque fatti un piccolo set, un piccolo allestimento, insomma, nel tuo studio, nella tua stanza, e sicuramente sarai agevolato a produrre dei contenuti senza diventare matto di volta in volta a costruire il tuo set e soprattutto a cambiare di volta in volta le impostazioni di luci o della camera. Sesto consiglio: l'audio è molto più importante della qualità video. È indiscutibile ormai questa cosa qua. Ormai quando carichi i contenuti su YouTube si smarmellano dal punto di vista della qualità, i colori cambiano, insomma succede un sacco di casino per chiaramente esigenze di server, perché vengono caricate badilate di video ogni giorno. Però l'audio rimane una cosa fondamentale, cioè un contenuto, se soprattutto è divulgativo, informativo, la qualità audio è molto molto più importante rispetto alla qualità video. Se stai producendo contenuti, il mio consiglio è investi in un buon microfono o comunque impara a gestire l'audio anche dal punto di vista dell'editing a livello di montaggio, perché fa tutta la differenza del mondo. Se voi pensate, se doveste vedere un'intervista, preferireste avere un audio qualitativamente interessante o un video qualitativamente interessante? Beh, secondo me quasi tutti risponderete avere un audio interessante, perché comunque avere un audio fastidioso non dà credito ai contenuti che stanno venendo detti, e quindi un mio consiglio è investi assolutamente in un buon microfono e impara ad editare l'audio nella maniera migliore possibile. Un altro punto che mi viene in mente è che l'asticella ogni anno si alza sempre di più, ci sono sempre più persone sempre più brave a produrre contenuti, sono sempre più bravi a parlare, sono sempre più bravi a tirar fuori dei temi interessanti ed anticipare dei trend che magari arrivano da altri stati, quindi magari guardano il panorama americano per poi produrre dei contenuti sul panorama italiano. Ecco, questa cosa qua secondo me è molto importante da tenere a mente, perché vuol dire che ogni anno è sempre più difficile produrre dei contenuti interessanti. Ci sarà sempre spazio per tutti, sì, però secondo me i contenuti, quelli banali, comunque faranno fatica ad emergere, quindi assolutamente l'asticella si alza sempre di più, e non è legato solo all'età. Stanno venendo su delle nuove leve anche che hanno 13-14 anni, e vi posso assicurare che fanno dei video pazzeschi sia dal punto di vista qualitativo che dei contenuti, quindi l'età in verità non vale, o comunque vale fino ad un certo punto. Sul tema audio e sul tema della qualità video, un altro concetto che mi viene in mente è che meglio dell'audio e meglio del video rimane comunque sempre un contenuto. Cioè, se tu hai un contenuto interessante, lo puoi girare tranquillamente con il telefono, tanto ormai la qualità di un iPhone veramente supera la maggior parte delle fotocamere entry level. Comunque, se il contenuto è interessante, arriva, cioè la gente è sempre meno preoccupata della qualità dal punto di vista video, ma è sempre più coinvolta ed è sempre più attratta da un contenuto interessante che lo sappia stupire. Quindi il contenuto rimane l'obiettivo principale se lo produzione di un video, quindi può essere un contenuto di intrattenimento, divulgativo, informativo, ma è proprio la qualità intrinseca di questo contenuto che fa la differenza se quel video può andare bene o può andare male. Siamo arrivati al penultimo punto. Una cosa che ha aiutato tantissimo me, ma magari ogni persona, come dire, è diversa, quindi io vi racconto la mia personale esperienza: faccio fatica a produrre dei contenuti se non ho una traccia mentale. Ecco, vi dicevo che mi sono appuntato anche su questo libricino qua un pochino, diciamo, i punti che volevo andare ad affrontare, perché non ho tanto bisogno di uno schema da imparare a memoria, ma ho bisogno di punti e di un flusso diciamo di racconto da rispettare, perché altrimenti rischio di perdermi dei punti e rischio di perdermi anche dove voglio arrivare, dove voglio parare. Quando si parla di una fotocamera è un po' strano, ma molto spesso la propria mente si svuota, non si sa più cosa dire, e questa cosa qua mi capita tantissimo anche quando alcuni miei clienti mi chiedono delle interviste per la prima volta e sono preparatissimi di fronte alla camera, poi ad un certo punto si dimenticano quello che devono dire. Ecco, avere uno schema mentale ben preciso, qual è l'inizio, quali sono i punti da affrontare al centro e qual è la conclusione a cui arrivare, ecco, questo è sicuramente un ottimo consiglio, a me ha aiutato tantissimo. All'inizio non lo facevo e si vede, perché i video fanno veramente schifo. Ultimo punto, secondo me è quello più importante: qual è la vera motivazione per produrre video? Beh, secondo me la voglia di condividere la propria esperienza, condividere le proprie informazioni, condividere le proprie esperienze, ma senza il vero fine solo monetario. All'inizio
all'inizio è proprio difficile crescere, è molto difficile produrre contenuti e soprattutto lo state facendo gratuitamente e sembra di dare tanto e ricevere poco. Secondo me, se lo fate solo con l'obiettivo economico, si vede lontano un miglio, ma soprattutto ad un certo punto ci si stufa prima. Ad esempio, a me stanno arrivando le prime collaborazioni, i primi rapporti che appunto arrivano da dei video prodotti dopo un anno e mezzo, due anni di produzione di contenuti, quindi è molto facile buttare la spina prima e stufarsi anche prima, quindi assolutamente bisogna essere resistenti nel produrre contenuti. Non volevo dire resilienti perché è una parola troppo usata in questo periodo, però il concetto è questo: vanno prodotti contenuti per il piacere di farli e per il piacere di condividerli con il prossimo, sperando di essere utili, non solo facendoli dal punto di vista con lo scopo lavorativo, perché secondo me è un po' debole come tipo di motivazione e ci si stufa prima. Ecco, questi sono i miei 10 punti imparati dopo 100 video. Chissà cosa avrò imparato dopo 1000 video, sperando di arrivarci. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto o se hai qualche commento, chiaramente scrivimelo qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!